Benvenuti o bentornati sul mio canale. Ringrazio Efisia B per avermi richiesto un codice sacro per attirare l'amore in famiglia. I codici sacri per l'amore sono codici usati per comunicare con gli esseri di luce. Secondo alcune teorie, le loro origini provengono dai tempi di Atlantide. Questi codici erano basati su una matematica misteriosa che in realtà appartiene ad altre dimensioni. Come vi ho detto altre volte, esistono codici sacri per l'amore, la prosperità, la salute e il denaro. E la cosa fondamentale è che per raggiungere un determinato obiettivo, i codici sacri devono essere ripetuti 45 volte. Per quanto tempo è relativo? Alcuni dicono per 21 giorni. Io personalmente ritengo che 45 giorni è più appropriato, perché il 45 è un numero magico che apre molte porte, ma in realtà si può tranquillamente smettere di recitare i codici a obiettivo raggiunto. Inoltre è molto importante iniziare questa pratica con fede e speranza. Solo in questo modo la richiesta verrà soddisfatta. Qui di seguito elencherò dei codici sacri più usati per l'amore. Il 571, per facilitare la connessione dell'anima gemella. L'11550, per attirare l'amore della tua vita. Il 541, per rafforzare l'amore di coppia. Il 70, per invocare l'angelo dell'amore. Il 35.133, che è il codice dell'amore universale. Nello specifico, io consiglierei ad Efisia di usare quest'ultimo codice, il 35.133, ed anche il 70. Da sottolineare è quando viene recitato un codice sacro, con fede e speranza, si ottiene una risposta quasi immediata, perché l'energia degli esseri di luce che andiamo ad invocare si fonde con quello della persona che recita il codice sacro. Comunque tutti coloro che recitano un codice sacro di certo ne traggono beneficio, e una volta che si è deciso di voler recitare un determinato codice bisogna prepararsi interiormente, anche se poi non esiste un rituale vero e proprio. Piuttosto dovremmo adattare l'ambiente circostante, magari con musica, incenso, candele o qualsiasi cosa che aiuti a calmarsi e a rilassarsi. Detto ciò, ricordo a tutti quanti voi che il codice sacro deve essere ripetuto 45 volte, non di più e non di meno. Ed il modo in cui i numeri vengono menzionati è irrilevante. Questo significa che se ad esempio vogliamo recitare il codice 541, non importa se diremo 541 o appunto 541, perché non modificherà la sua efficacia. Si avrà comunque l'effetto desiderato. I codici sacri possono essere praticati in qualsiasi momento della giornata e si possono dire sia ad alta voce che mentalmente. Si tratta di energie e sottolineo che si possono recitare i codici anche per conto di un'altra persona. Dovrai soltanto dire che hai l'intenzione di applicare il codice per conto di un'altra persona che menzionerai. A questo punto, se sei pronto a recitare i codici sacri, inizia e comincia a sentire i cambiamenti nella tua vita. E ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale ti basta un like o un'iscrizione nel caso non fossi iscritto. Te ne sarei davvero molto grata e potrei continuare a cercare storie e fatti per te. In ogni caso, spero di rivederti molto presto nel prossimo video e nella prossima storia.